Buonasera a tutti, siamo di nuovo in diretta qui su Fanno TV con la nostra puntata di In Salute. Bentornati e oggi in via eccezionale siamo di giovedì al posto di abbiamo di venerdì, anticipato un giorno. Abbiamo fatto questo scherzetto oggi un giorno prima. Volevamo vedere se da casa erano attenti e se seguivano sempre Fanno TV. Esattamente, esattamente. Quindi benvenuti e bentornati al programma di In Salute. Vi ricordiamo chi siamo, io sono Michele. Io sono Tommaso. In questo format cerchiamo di educare le persone a stare bene, prendersi cura di se stessi a 360 gradi nelle varie aree della vita. Quindi abbiamo parlato di alimentazione, di psicologia, di allenamento, di tante, di fisioterapia, di postura, di teatro. Abbiamo veramente svariato tantissime argomentazioni. E quindi oggi è... Che puntata siamo arrivati, Tommy? Siamo arrivati all'ottava puntata, no? Credo la nona. Siamo nona alla puntata, nona, chiedo scusa. Nona puntata, quindi abbiamo svalicato... I due mesi. E quindi come ogni puntata vi ricordiamo il format della puntata, si tratterà di un'argomentazione, trovate il numero in sovraimpressione se vorrete porci delle domande o avere delle curiosità o darci degli input per trattare determinati temi nell'arco delle settimane che verranno e al termine della puntata, se siete stati attenti, potrete vincere una consulenza. In che modo, Tommy? Rispondendo nella maniera giusta al nostro quizzone finale. Infatti ricordiamo che alla fine di ogni puntata c'è sempre un quiz riassuntivo in cui vogliamo vedere, diciamo, un attimo dove siamo anche molto buoni. Assolutamente, siamo anche molto buoni. Di estrema semplicità i nostri quiz, i nostri quesiti servono un pochettino anche per confrontarci con voi da casa, se la puntata poi è servita a capire un pochettino il nocciolo del discorso. Comunque colgo l'occasione per ringraziare Gianluca, che ha appena ricevuto il nostro messaggio dal team di In Salute, che è il vincitore, ricordiamolo, del quiz della scorsa settimana in cui abbiamo parlato di dimagrimento e dell'esercizio fisico migliore per garantire la perfetta forma fisica per arrivare al raggiungimento dei propri obiettivi. Quindi Gianluca è stato il più veloce a rispondere al nostro quizone finale. Bravo Gianluca. Ha vinto una consulenza con me, Michele, con tutto il team di In Salute. Quindi ci può rispondere al messaggio che gli è appena arrivato e possiamo metterci tranquillamente d'accordo insieme. Quindi Michi, oggi di cosa parliamo? Nona puntata di In Salute, parleremo di... Oggi parliamo di un argomento molto diffuso, soprattutto per chi è un po' più là con l'età, e parleremo di artrosi. Prima però vi ricordiamo ancora una volta che ogni volta abbiamo un tema, abbiamo uno sponsor, e quindi ricordiamo, Tommy, anche lo sponsor di questa puntata. Assolutamente, se no, sì. Oggi infatti lo sponsor è Personal Fitness Lab. Esatto. Lo possiamo dire per una volta, è il nostro centro, quindi il centro in cui io e Michele attivamente durante le nostre giornate ci mettiamo a disposizione della comunità in cui svolgiamo la nostra attività principale. Oggi il nostro centro sponsorizza per la prima volta la puntata di In Salute, anche perché oggi, Michi, tocchiamo una tematica che è un po' all'ordine del giorno per noi, no? Ci riguarda e con cui diciamo abbiamo quotidianità, familiarità, ovvero quella dell'artrosi. Quindi le persone che si avvicinano a fare un protocollo riabilitativo riguardante questa tematica, che ovviamente purtroppo sappiamo che le articolazioni, Tommy, più si va avanti con l'età e più tendono un pochettino a bloccarsi. Quindi noi siamo un po' le persone che vi aiutano a rioleare il meccanismo, come no? Come un pochettino di svitol. Esattamente, esattamente. Come sempre, infatti, ci facciamo aiutare da delle slide per rendervi anche la comunicazione, che noi cerchiamo sempre di farla la più semplice possibile, per farla arrivare in maniera semplice, proprio perché magari se iniziamo ad utilizzare termini un po' troppo tecnici potrebbe risultare difficile la comprensione. Quindi cercheremo di parlare terra a terra, come si dice. Bravissimo Michi, hai ricordato anche questa cosa. Ci teniamo sempre appunto a precisare innanzitutto che tutte le tematiche di cui noi parliamo non vogliamo mai eccedere e di peccare di competenze che non riguardano il nostro percorso formativo, il nostro curriculum vitae, quindi vi diciamo sempre di far riferimento al vostro medico curante e al medico e alla figura sanitaria che vi segue da vicino. Le nostri consigli, le nostre puntate e le tematiche di cui parliamo servono appunto, come Michi ricordava poco fa, come sempre a divulgare più possibile la cultura, l'argomentazione, e cercare di capire veramente il
parere, il perché e il per come a livello scientifico e reale di quelle che sono le problematiche che tutti i giorni viviamo dentro le nostre case. E oggi affrontiamo proprio un tema molto comune, no? Quindi oggi parliamo di artrosi e iniziamo, Tommy, direi di partire subito dicendo un po' che cos'è. Facciamo sempre vedere delle slide. Innanzitutto, l'artrosi che cos'è? È una malattia cronica in cui si va incontro alla degenerazione articolare di una struttura, quindi di un'articolazione che è costituita dalle due ossa, no? Come spesso accade a livello del ginocchio, dell'anca, come poi vedremo, e in cui la cartilagine, che diciamo dovrebbe rendere fluido il movimento dell'articolazione, si degenera e quindi con il tempo, come possiamo vedere successivamente, viene meno, quindi diciamo che viene sostituita da tessuto osseo. In maniera molto semplice, tra le due ossa non c'è più la cartilagine e quindi si tende a limitare un po' il movimento. E poi da lì è cascata, nascono tutti quelli che sono i dolori, le problematiche e tutto quello che, quindi, che ne consegue, no? C'è scritto benissimo, le malattie degenerative articolari possono essere tutte racchiuse un po' in quella che è l'artrosi. E andiamo a vedere, prima di andare a vedere proprio nel lato tecnico cosa fare, com'è, le varie aree che colpisce, soprattutto noi come possiamo innanzitutto prevenire, perché noi parliamo di salute, a noi piace la tematica della prevenzione, come ormai ci avete conosciuto in queste 9 puntate, ma anche poi in quelle situazioni in cui si necessita, in questa particolare casistica, di un intervento chirurgico, anche il post intervento chirurgico. A noi infatti ci piace sempre ricordare un pochettino uno slogan che utilizziamo, no? Cioè avere un problema, avere una patologia o avere una complicazione, come potrebbe essere in questo caso l'artrosi, abbiamo parlato anche delle ernie, del mal di schiena in altre puntate, non significa avere una condanna a vita, ma significa avere un problema come un altro che si può tranquillamente risolvere. Esatto, ed è nostra responsabilità prendercene cura. Quindi partiamo con che cosa? Con vedere l'impatto sociale che queste malattie articolari hanno nella vita quotidiana. Infatti le malattie articolari in generale colpiscono il 10% della popolazione nel mondo, sono al secondo posto solo dopo le malattie cardiovascolari. Di artrosi, quindi di questa specifica, ne soffrono circa 4 milioni di cittadini in Italia. E questo è un bel dato, il 27% delle pensioni di invalidità sono assegnate per artrosi. Quindi una bella bestia nera questa artrosi, insomma. Sì. Una bella gatta da pelare. Diciamo che facciamo questa puntata anche perché la condizione anche che troviamo in studio di molte persone, quando è che uno si inizia a prendere cura di se stesso e si rende conto di avere questa problematica? Quando il corpo ci inizia a dare dei segnali di dolore, noi non li ascoltiamo, poi arriva il punto che non riusciamo più a dormire, a camminare, eccetera, siamo costretti ad andare dal medico che ci manda a fare un esame strumentale, da lì viene fuori questa situazione. Purtroppo siamo abituati per cultura a cercare sempre di risolvere il problema dopo che il problema ormai è sempre abbastanza consolidato. L'importante, fondamentale, come abbiamo detto, di prevenzione, una volta che raggiungiamo, no, un pochettino un'età più avanzata, tutti siamo destinati, lo possiamo dire, Michi, con estrema certezza, a una probabilissima possibilità di incombere in questo problema. Quindi fare attività fisica, mantenersi in forma, è sempre comunque la soluzione per prevenire l'artrosi. Esattamente, anche per poi, come vedremo, come ogni situazione, come dicevi te, non è che ci condiziona la vita per forza, ma bisogna semplicemente prendersi cura di se stessi e iniziare quello che è un percorso. Continuiamo col vedere quella che è l'incidenza delle malattie articolari in Italia. Questo è un dato vecchio, però potete vedere quanta differenza si vede. Quindi è veramente, veramente una condizione che è all'ordine del giorno. È all'ordine del giorno e tutti bisogna che ce ne prendiamo subito a carico. Continuiamo col vedere un po' ancora l'artrosi, che cos'è? Una malattia strettamente legata alla funzione articolare, come abbiamo già detto. È una manifestazione di consumo e di logorio eccessivo conseguente ad una sproporzione persistente fra resistenza dei tessuti articolari
e sollecitazioni meccaniche. Questo cosa vuol dire? Che ne troviamo essenzialmente due, Tommy, di artrosi, ovvero quella primitiva o primaria, che è la degenerazione delle articolare, no? Fisiologica, dal tempo. Diciamo dall'età, no? Più si va avanti. È inutile girarci intorno. Un po' dall'età, e quindi magari che si può vedere, per esempio, nelle mani, no? Nelle mani, nei piedi, sulle persone più anziane. Quando si cominciano a storcere un pochettino le dita, le articolazioni cominciano anche a avere una compromissione proprio nella loro forma, nella loro costituzione, no? Esattamente. Ed una secondaria che invece è data da sia il tempo che va, ma anche da, come abbiamo letto qua, da sollecitazioni meccaniche, da fattori anche esterni, da una vita che, diciamo, ci logora sempre più, e anche, come dicevamo prima, quanto è importante la prevenzione, da una mancanza di movimento, perché le articolazioni, se noi non le muoviamo, tendenzialmente andranno incontro a una perdita di funzionalità, quindi a una limitazione dei movimenti. Beh, anche qui, perché possiamo dire anche questo, che è un dato abbastanza triste, però è una realtà, si pensa che l'artrosi sia una problematica solo degli anziani, no? Solo delle persone che hanno raggiunto ormai l'età pensionabile, che hanno finito, tra virgolette, il loro periodo lavorativo e che hanno raggiunto, insomma, l'età avanzata. Però purtroppo non è così. Quanti giovani vediamo magari tutti i giorni che in seguito a una problematica rispetto anche a un trauma o a mille cose che potrebbero accadere sopra i 30 anni? Già dopo i 30 anni c'è qualche soggetto che soffre di artrosi, purtroppo, no? Assolutamente sì, e come dicevamo precedentemente, in quella secondaria, che comunque è l'85% circa delle situazioni artrosiche, quindi data anche da altre situazioni, dopo i 30 anni si va incontro a questa degenerazione. Io stesso, per esempio, a livello articolare del ginocchio sinistro, ho poca cartilagine, quindi devo starci attento e prevenire, perché per il logorio dello sport, per esempio chi gioca a calcio, quindi può capire, o chi fa anche sport specifici dove c'è sempre un urto impattante, come la pallavolo, come il basket, eccetera, che non sono situazioni di fitness per stare bene, ma comunque sono sport specifici che portano delle sollecitazioni e quindi portano dei traumi. Specialmente anche gli sport di contatto, no? Gli sport di contatto, assolutamente sì. E portano a questa condizione. Quindi, come possiamo vedere, troviamo la resistenza, sia una sproporzione fra la resistenza tissutale e le sollecitazioni meccaniche. Come abbiamo visto, quella primaria, quindi primitiva o generalizzata, si ha alterazioni qualitative dei tessuti articolari, mentre la secondaria, come abbiamo detto, è un sovraccarico funzionale o globale o da deformità articolare. Quindi c'è anche poi una componente strettamente più anche fisiologica e diciamo strutturale posturale, perché ci sono delle situazioni in cui il corpo ha un atteggiamento posturale, per esempio di valgismo, quindi chi ha le ginocchia X, o altre situazioni che possono condizionare, o meglio potrebbero favorirne l'insorgenza, e da lì che appunto la persona dovrebbe e deve prendersi cura di se stessa per prevenire, non quando ormai il sintomo è tale da avere dolore costante, ma quando il sintomo è leggero, quindi il corpo ci dà il primo preavviso, o ancora meglio, quando il preavviso non ce l'ha ancora dato, siamo giovani e quindi ci prendiamo cura di noi stessi e miglioriamo quella che è l'elasticità muscolare, quella che è la mobilità articolare, quello che è il tono muscolare, perché poi, come vedremo, la prevenzione è essenzialmente in questi tre step. Io la butterei su, voglio farti una domanda, Michi, no? Siamo in due oggi, quindi sì, non oggi ci abbiamo, siamo non abbiamo chiesto l'intervento di un ospite, abbiamo gestito anche questa puntata da soli. Allora, per renderla un pochettino più brillante, parliamo un pochino io e te, no? Vai. Una domanda che da casa sicuramente si potrebbero fare è: ok, io, se sono un anziano, magari so, in seguito a tante visite, a tanti controlli, alla routine che ho fatto, di soffrire di questa, esatto, di questa patologia, ma se io sono un giovane, magari di più o meno una trentina d'anni, come abbiamo detto prima, un nostro coetaneo, dai, che soffre, magari ha un problema, un'articolazione piuttosto che un'altra, qual è il metodo giusto per capire che effettivamente si tratti di artrosi e non di qualcos'altro? Allora, partiamo dal presupposto che ne abbiamo già parlato, ciò che comunica un professionista
deve essere terra a terra e non deve portare a paura, perché poi quando una persona, anche qua, magari un giovane, gli si dice hai un po' di artrosi, potrebbe dire oddio, allora io non faccio più niente perché ho finito la cartilagine, sono a rischio, quindi io non posso più muoverci. No, se ci seguite avete capito che è l'opposto, a cioè, maggior ragione bisogna muoversi facendolo nella maniera corretta. Quindi sicuramente la prima cosa da fare è una valutazione, quindi fare una valutazione attiva in base a dei test specifici, come poi faremo vedere qualche foto, in base alla zona, che sia il ginocchio, che sia l'anca. Per esempio, diciamo che prendiamo un nostro coetaneo che fa sport, sono le zone un po' più colpite, diciamo, o la caviglia. E quindi a seguito di test specifici possiamo vedere se effettivamente si ha una limitazione funzionale delle articolazioni. In poche parole, se l'articolazione si muove meno rispetto ai movimenti che sarebbe in grado di fare. Poi da lì, se c'è dolore, si può pensare di fare un esame diagnostico più specifico per vedere effettivamente quella che è la situazione. Ma prima di tutto partirei dal dolore, cioè si ha dolore? No? Ok, miglioriamo la mobilità, miglioriamo il rinforzo, miglioriamo l'elasticità muscolare. Si ha dolore? Sì, essenzialmente comunque si fa la stessa cosa, mirando anche a togliere il dolore e poi a non riaverlo successivamente. Quindi possiamo dire che anche in questo caso il troppo, come si usa, un pochino stroppia sempre, cioè nel senso, non dobbiamo essere né troppo precipitosi quando magari incombe un fastidio, un dolore, un'articolazione, non dobbiamo fasciarsi la testa, no? E correre subito a fare mille test, mille esami diagnostici, cercando sempre per forza di trovare il capro espiatorio del problema. La soluzione è sempre comunque anche non trascurarsi, cioè quindi possiamo dire alle persone di non aspettare mai che il dolore, la sintomatologia aumenti precipitosamente finché non arrivi poi a essere invalidante, ma appena sento che c'è qualcosa che non va, la cosa giusta è sempre rivolgersi a un professionista. Quello assolutamente sì. Infatti adesso andremo a vedere quelli che sono un po' i fattori responsabili, anche se un po' l'abbiamo capito, dei fattori secondari che portano ad artrosi. Quindi molto dipende da che cosa? Dallo stile di vita. Quindi questi sono i fattori responsabili di un sovraccarico meccanico dell'articolazione. Quindi troviamo obesità, attività lavorativa, quindi ci sono dei lavori che ovviamente sono più stressanti a livello articolare. Lo sport, come dicevamo prima, chi gioca tanto e magari soprattutto a livello più dilettantistico, amatoriale, diciamo che si arriva, non è che si fa un gran riscaldamento, ci si prende cura. Qual è la differenza fondamentalmente tra chi fa attività sportiva a livello professionistico in maniera dilettantistica, che viene a mancare proprio questo, cioè il sostegno del professionista, che magari lo possiamo dire, no Michi? Cioè un professionista viene seguito dall'allenatore, dal preparatore, dal fisioterapista e via discorrendo tutta cascata, una perché schiera. Perché per loro ovviamente è un lavoro. Che comunque è stressante, però è un lavoro, mentre per chi gioca più a livello di piacere, no? Quindi di passione, pura passione, è un hobby. È lì che sono i problemi per assurdo, no? Cioè. È lì che invece andiamo a portare altre problematiche. Poi ancora ci sono i difetti di postura, come dicevamo prima, ci sono degli atteggiamenti che possono portare a questa situazione. E ancora troviamo i fattori congeniti, quindi e altri fattori acquisiti nel corso dello sviluppo articolare, quindi alcune problematiche. Io vengo dal mondo del calcio, quindi mi riferisco sempre a questo sport usurante, come potete notare da quello che vi ho anticipato prima. Ci sono dei fattori congeniti che sicuramente delle predisposizioni che possono portare alla problematica, ma non per forza vuol dire che io, se ho questo fattore, lo ripetiamo, allora andrò incontro a questa situazione. Quindi sicuramente devo essere più responsabile e dovrò prendermene più cura. Quindi continuiamo ancora, vediamo la patologia quindi dell'artrosi. Che cosa abbiamo visto? Che è una degenerazione della cartilagine, un restringimento dell'interlinea articolare, sclerosi ossea subcondrale, osteofiti e cavità cistiche dell'osso. E per fare un esempio molto pratico, andiamo a vedere una
immagine che magari per molti non si riesce a capire chi non è del settore, ma diciamo che è molto semplice per far capire anche alle persone in maniera molto visiva che cos'è. A sinistra troviamo un arto che è a posto, dove troviamo, vedete, lo spazio che c'è tra le due cavità, mentre nel secondo troviamo una restrizione, quindi un nuovo tessuto osseo che è stato dovuto ad una degenerazione della cartilagine. E questo è quello che intendiamo quindi quando parliamo di artrosi in maniera molto, molto semplice. Ora, quindi, se io ho questa situazione, ho questa artrosi, innanzitutto, come hai detto tu benissimo, io ce l'ho, non ce l'ho, boh, se state bene, non preoccupatevi, prendetevi sempre cura di voi stessi e va bene così. Se invece ho dei sintomi, che possono essere per esempio il dolore, e che dolore è? È un dolore meccanico, è acuto, cronico, può essere in diversi modi, si può avere solo nei movimenti, si può avere solo a riposo. Diciamo che, come abbiamo già visto, il dolore è un segnale e quindi può avere varie situazioni. C'è chi ce l'ha di giorno, c'è chi ce l'ha di notte, quindi è molto, molto variabile. Allora lì sì, come dicevi Tommy tu benissimo prima, dovrò andare ad approfondire quella che è la situazione. E poi, facendo una valutazione, potremo andare a, tra virgolette, operare una prevenzione o, se la situazione è grave, ovviamente quello che è una terapia poi chirurgica. Assolutamente, ma io guarda, riprenderei proprio al volo, proprio per chiudere questa prima parte, Miki, della nostra puntata. E abbiamo avuto una slide bellissima che è passata all'inizio, quando vedevamo tutte le varie cause dell'artrosi, sì. No? Avevamo messo l'obesità, delle problematiche posturali, la mancanza appunto di fare attività fisica, tutte cose che per assurdo, ma in realtà assurdo non è perché l'abbiamo pensato proprio così, sono state tutte oggetto di puntate anche che abbiamo sviluppato nel corso delle varie programmazioni di In Salute. Quindi se ci avete seguito avete visto appunto quando abbiamo parlato di alimentazione, abbiamo parlato di esercizio fisico, abbiamo parlato del mal di schiena, abbiamo parlato della postura, di tutti i vari difetti posturali e di quello che è l'atteggiamento più giusto o più sbagliato durante la giornata, durante la propria quotidianità. Mi ricordo le primissime puntate abbiamo inviato a tantissime persone la nostra desk routine, no? Sì. Cioè la nostra routine degli esercizi e dei giusti atteggiamenti postuali da tenere durante l'attività lavorativa, durante la routine quotidiana. Si chiama desk routine proprio perché è la routine della scrivania, no? Cioè di tutte quelle cose che si possono fare durante un lavoro sedentario come potrebbe essere il lavoro d'ufficio. Quindi tutto questo per dirvi cosa? Che la cosa giusta è sempre comunque prendersi cura di se stessi, sempre cercare di mantenere, di avere un controllo di quello che è il proprio peso corporeo, sempre dedicare nella propria routine giornaliera uno spazietto, anche se piccolo, a muoversi, a fare dell'attività fisica, anche una semplice camminata, magari no, di mezz'ora, 40 minuti, 20 minuti, a seconda del tempo che abbiamo, è sempre abbastanza facile, se vogliamo, incastrare un qualcosa o una piccola attività all'interno della propria giornata, della propria routine quotidiana. Il nostro mestiere nasce anche per questo, no? Cioè inserirsi dentro alle vite delle persone, perché l'ago della bilancia è proprio questo, cioè cercare di cambiare il proprio stile di vita. Noi stiamo cercando di spiegarvi il perché delle cose, esatto. Stiamo cercando di farvi capire che cos'è tutte quelle parole, tutti quei termini e tutte quelle patologie che vedete nei vostri referti a casa e che tutti i giorni con i medici, con i professionisti che vi seguono venite a contatto, no? Però non tutti siamo professionisti e non tutti abbiamo la cultura, la capacità di poter sempre decifrare, di poter sempre tradurre quello che il mondo medico e il mondo della sanità cerca di dirci, no? E stiamo cercando proprio di trasferirvi questo. Esattamente, quindi quello che deve passare è che comunque niente è troppo limitante, non devo avere troppa paura, ma devo semplicemente rimboccarmi le maniche. Quindi una volta vista, prima di andare in pubblicità, quello che è l'artrosi, andiamo a vedere quello che è l'obiettivo della terapia. Quindi quando una persona inizia un percorso, ovviamente la prima cosa, purtroppo in Italia siamo abituati, come
diciamo sempre che si inizia un qualsiasi percorso quando già c'è il dolore e poi già da tempo. Il nostro messaggio è prevenire sempre. Però il primo obiettivo, proprio perché in Italia ragioniamo in questa maniera, è il controllo e la diminuzione di quella che è il dolore, ovviamente, perché è invalidante il dolore essenzialmente. Poi è quello di migliorare l'articolarità, quindi ridare più mobilità possibile, quindi lubrificare, diciamo, attraverso il movimento quella che è l'articolazione, anche se la cartilagine è andata, migliorare la qualità della vita, perché poi essenzialmente nessuno, e colpendo comunque una fascia di età tendenzialmente più grande, nessuno vuole diventare Bolt o Michael Jordan, quindi però non dobbiamo avere delle limitazioni nella quotidianità, che può essere fare la spesa, fare le scale, poi a seconda di quella che è la regione anatomica articolare colpita, e soprattutto prevenire. Oh, questa è la parola più bella, la progressione della malattia. Quindi questi sono gli obiettivi di qualsiasi protocollo riabilitativo. E sicuramente, come abbiamo detto, quello che è il messaggio al paziente o al cliente o all'amico o alla persona è di rassicurarlo. Quindi non drammatizzare, come in tutte le cose, come spesso accade e come quando si viene a contatto con queste problematiche, la terminologia medica, diciamo che spaventa sempre abbastanza. Quindi rassicurare il paziente. E soprattutto fidatevi, io sono ripetitivo, sono petulante, fidatevi sempre del medico, del professionista e un pochettino meno allo smartphone e a Google, che adesso le persone hanno la mania di risolvere i problemi, di cercare la soluzione su Google, sul telefono, sul proprio smartphone, che a volte è bellissimo, no? Perché abbiamo l'informazione sempre a portata di mano, a volte però è estremamente fuorviante. Quindi affidatevi ai professionisti, ci sono apposta. Ok, detto questo, Tommy, io direi che siamo arrivati a metà della nostra puntata, quindi andiamo, facciamo pubblicità. Un piccolo step, ci vediamo tra poco. Buonasera e ben ritrovati nella nostra nona puntata di In Salute. Miki, stavamo parlando appunto dell'artrosi, abbiamo fatto un bellissimo incipit, una bellissima prima parte di puntata in cui abbiamo spiegato che cos'è l'artrosi e quindi come si fa anche ad individuare questo problema e che problema appunto è nello specifico. Adesso dobbiamo un attimo proseguire anche con quello che si può fare nell'attivo, no? Andiamo a vedere effettivamente, una volta che è stata diagnosticata questa problematica e diciamo, mettiamo il caso che ci sia dolore, cosa fare? Quindi innanzitutto, come ha detto Tommy sempre, affidarsi a un professionista, quindi quella è la prima cosa. Intervenire affidandosi a una persona che sia laureata, qualificata, che possa fare quello che è il percorso riabilitativo, quindi la parte estrema e passiva la fa il fisioterapista con la fisioterapia e la parte attiva la fa laureato in scienze motorie per il rinforzo muscolare. Quindi questo è il primo input. Quindi cosa si inizierà? Innanzitutto si inizierà un percorso, perché sia che il quadro sia estremamente degenerativo e quindi bisognerà andare incontro a un qualsiasi intervento, sia che non lo sia, bisogna muoversi, dare mobilità articolare, elasticità muscolare e soprattutto rinforzare i muscoli, migliorare la forza del corpo, che è l'unica arma che abbiamo a nostra disposizione per stare bene, anche se si parla di artrosi e per molti questa è una condizione che, per esempio, già semplicemente 10 anni fa non era troppo concepita come cosa. Quindi si fa una bella valutazione e si inizia un percorso. Quello che andremo a fare, che cos'è, come abbiamo visto prima? Innanzitutto dare dei consigli di vita in delle situazioni, a seconda di quella che è l'area interessata, che possono aiutare ed agevolare la persona. Bisogna rassicurare il cliente, quindi il cliente, il paziente, chiamiamolo come vogliamo a seconda di quello che ci interessa. Bisogna aiutare il corpo a prepararsi a, per esempio, un intervento se siamo in una situazione estremamente degenerativa, quindi bisogna
migliorare la forza, migliorare il tono, perdere peso se siamo in sovrappeso, e bisogna iniziare a muovere l'articolazione rinforzando i muscoli. Qua trovate esercizi leggeri fuori carico, ma bisognerebbe vedere anche in carico come si comporta. Isometrici, quindi dove non si ha, per esempio se ho una gonartrosi, cioè un'artrosi del ginocchio, e mi fa male a piegare il ginocchio, per esempio quando scendo le scale o altre cose, dovrò fare un rinforzo del muscolo della gamba, quindi del quadricipite, del muscolo anche della parte più bassa, eccetera, senza piegare il ginocchio. Quindi si parla di isometria, quindi senza fare dei movimenti che poi portino revi o portino appunto a dolore. E poi quello che può aiutare è l'acqua, per esempio, no Tommy, tu che vieni anche dal mondo acquatico. Se il tuo mondo, Michi, è quello del calcio, il mio mondo è quello del nuoto, siamo complementari in questo. Sì, l'acqua è bellissimo, cioè il lavoro in acqua è sempre estremamente stimolante per il recupero dell'infortunio, ma nello specifico anche per il lavoro nelle artrosi. Chiaramente ha tantissimi punti di forza, però ha anche dei limiti, no? Sì. Cioè lavorare in acqua non ti garantisce la totalità del percorso di recupero di un'articolazione, di rinforzo di un'articolazione. Perché? Perché fondamentalmente lavoriamo sempre a scarico gravitazionale, quindi non c'è una sollecitazione graduale, importante, resistenza su quella che è tutto quello che è l'apparato osseo dell'articolazione. È ottima per lavorare in lubrificazione dell'articolazione, sia che sia la coxa femorale piuttosto che il ginocchio, ma anche la caviglia di per sé si lavora molto bene in acqua, però fondamentalmente di vitale importanza per poi rendere performante il percorso sull'articolazione e poi anche dare carico, no? Stimolare il carico sull'articolazione aiuta sempre tanto la costruzione anche di quello che è il tessuto osseo per riparare il tutto. Quindi è sempre la combinazione di più professionisti e di più situazioni, non c'è mai una cosa unica che funziona per tutti, al di là di quelle che ovviamente sono le linee guida che vi mostriamo in maniera continuativa. Sicuramente prendiamo un caso specifico, se il mio medico, l'ortopedico, ha detto che dovrò operarmi, cosa devo fare? Non devo aspettare di arrivare all'operazione e poi farla e iniziare il percorso riabilitativo, poiché il post-operatorio molte volte è come il pre-operatorio, cioè i tre aspetti che vi ho detto prima: lubrificare l'articolazione, quindi migliorandone la mobilità, dare l'elasticità muscolare, rinforzare il tono del muscolo, vanno bene anche prima. Anzi, tantissime volte cosa succede? Che la situazione di preparazione può far sì che l'intervento non venga fatto, per esempio. E questa è un'arma a nostra disposizione fortissima e troppo spesso sottovalutata. Tornerà il ginocchio, l'anca o qualsiasi articolazione come prima? Ovviamente no, poiché se c'è una limitazione funzionale data da una perdita di cartilagine, non è che la ripristiniamo e torna il ginocchio di 10 anni fa. Però se non abbiamo obiettivi specifici, ci permette di vivere soprattutto senza dolore, ma dovrò sempre prenderne cura. Ma è la stessa cosa che succede quando per esempio si fa un intervento chirurgico, quindi dovrò poi rieducare il movimento dell'articolazione, e comunque l'intervento è sempre un qualcosa di invasivo, vuoi o non vuoi. Poi in alcune situazioni è obbligatorio, poiché quando la degenerazione è talmente avanti, la limitazione è talmente importante, il dolore è talmente acuto che con l'antinfiammatorio, farmaci, terapia elettromedicale, TECAR, laser, ultrasuoni, quello che uno vuole, il dolore non cala, l'articolazione proprio è completamente degenerata, è l'unica arma che abbiamo, ovviamente è un'arma che in più, quindi la chirurgia. Ma forse troppo spesso non si prova a fare la prevenzione e potrebbe evitare quello che è un intervento chirurgico. Poi sicuramente il post-operatorio si parte con le stesse identiche cose del preoperatorio, quindi preparando l'articolazione, rieducandola al carico, partendo con esercizi isometrici come dicevamo prima, lubrificando il più possibile quella che è l'articolazione. E andando avanti su questa situazione, appunto, abbiamo visto un po' questa slide, che è quella che ci aiuta a farvi un recap
di quello che si può fare a livello fisiochinesi-terapico. Quindi lo scopo è sempre quello di ridurre il dolore, Tommy. Poi cosa possiamo fare? Correggere difetti posturali, appunto locali o a distanza è sempre la base, quindi recuperare l'articolarità, cioè recuperare la capacità mobile, la capacità contrattile dei muscoli e dell'articolazione, ripristinare il tono trofismo muscolare, appunto, quindi mi ripeto ancora per l'ennesima volta, lavorare sulla muscolatura. Ci stiamo sicuramente spesso lavorare. Perché... Lavorare è la parola chiave, è sempre, sempre, sempre la strada più tortuosa, la strada più lunga, la strada quella poi più performante è la strada quella che poi consolida il lavoro su tutte le problematiche, che siano articolari come in questo caso, ma anche come abbiamo fatto la settimana scorsa, la poda sul dimagrimento è sempre quella più difficile, quella in cui il lavoro si fa più complesso, più articolato, quella che poi è veramente la strada giusta. Per ultimo ricordiamo che prevenire o rinviare l'intervento chirurgico è sempre la cosa più consigliata. Gli stessi ortopedici cercano sempre di dare la soluzione, di consigliare tutte le strade prima di andare in sala operatoria. Ciò non toglie, non vogliamo trasferire a voi a casa l'idea che se siete in una condizione di estremo dolore e siete già sotto cura di un ortopedico che sta programmando un'operazione, sta programmando un'eventuale installazione di una protesi, che sia all'anca o al ginocchio, non vogliamo assolutamente darvi false speranze che questa operazione ad oggi si possa evitare. Quando io e Michele parliamo nel corso di questa puntata di prevenzione, si parla di un lavoro che va fatto molto prima di quel punto là. A monte sempre del problema sta la prevenzione, e dal momento che il problema c'è ed è consolidato, la prevenzione è già venuta meno e non si può fare. Quindi bisogna essere anche sinceri e schietti quando si parla di certe cose, di certe tematiche. Chiaramente ogni caso è a sé, ogni situazione è soggettiva, quindi non si può mai generalizzare la problematica e non si può mai generalizzare la soluzione. Quello che esce dalla bocca e dalle parole sapienti dell'ortopedico è sempre comunque attendibile, quindi lungi da noi remare contro la parte medica. Giustamente è lo specialista, quindi noi siamo sulla prevenzione e il post, il medico ovviamente è il medico ed è lui che opera. Quindi una volta che abbiamo visto un po' questo quadro dell'artrosi, Tommy, no? Che cos'è, com'è l'incidenza, quelle che sono le cause, abbiamo capito che è un fattore degenerativo che è dato sia dall'età, ma troppe spesse volte, anzi nella totalità quasi dei casi, è più dovuto alla nostra vita, abitudini, come tutte le puntate che abbiamo trattato, ed è per questo che abbiamo scelto questo tema. Andiamo a vedere o a scegliere una regione anatomica che magari può interessare le persone da casa. Siamo andati lunghi, quindi non possiamo farle vedere tutte. Tommy, cosa vogliamo vedere? Sì, abbiamo qualcosa. Io, conoscendo il nostro pubblico a casa, no, che ci arrivano sempre messaggi, io ogni tanto mi vedete che rispondo al telefono, io parlerei un po' dell'anca, che ne dici? L'anca sicuramente possiamo parlarne, una delle quelle situazioni, quindi una coxartrosi, quindi quando l'anca si blocca perché finisce la cartilagine, che troviamo spesso sia nello studio insieme al ginocchio, diciamo. E sì, anche il ginocchio vanno un po' per la maggiore, no? Sì, e a livello anche vertebrale, quindi ci troviamo stenosi, quindi diciamo che sono regioni comuni, pertanto è normale purtroppo che sia così. Quindi andiamo a vedere un po' la coxartrosi, quando, che incidenza ha, quando inizia, che incidenza ha nel tra il popolo maschile e femminile, che c'è una differenza, e quindi andiamo a vedere un po' che cos'è. Quindi che cos'è? È una degenerazione articolare dell'anca, che può essere sia bilaterale di entrambe oppure semplicemente di una. Normalmente dipende da varie casistiche, dipende dall'usura, dallo sport fatto, eccetera. E quindi quando appare? Appare tra il quinto e sesto decennio di vita. E l'incidenza è per il sesso femminile.
e quindi questo è già un primo fattore. Diciamo che l'anca quindi coinvolge di più le nostre donne a casa. Esatto. E cosa porta? Ovviamente rigidità e delle piccole limitazioni funzionali della vita quotidiana, come per esempio quelle che si può essere un allacciarsi le scarpe, accavallare la gamba, e diciamo che è abbastanza limitante e è abbastanza problematico tra le varie situazioni. E ci sono dei test, ovviamente, quindi come funziona? Quando una persona ha dolore va a fare una valutazione, il terapista di riferimento, per vedere la funzionalità articolare, fa dei test. E qui abbiamo per esempio una foto di quelli che possono essere i test. Il classico test, Tommy, che viene fatto per esempio è la rotazione, come c'è scritto a destra e a sinistra, esatto, no? Rotazione interna ed esterna ad anca flessa, quindi come vi facciamo vedere molto semplice, e se i gradi di movimento sono limitati, allora si potrà dire che comunque c'è una limitazione che probabilmente a livello articolare data da un principio artrosico o da un'artrosi, a seconda poi della limitazione che andiamo a trovare. Mentre mi sta cadendo il microfono perché io mi muovo mentre parlo. Diciamo che è importante comunque, le persone che a casa stanno guardando questa foto, l'esito positivo di questo test è che questi movimenti non devono produrre dolore, no Miki? Esatto. Cioè quando questo movimento, quando l'accentuazione quindi di questa movimentazione dell'articolazione coxofemorale, quindi dell'anca, crea una sintomatologia, crea un dolore, è sempre sintomo che forse un problema sull'articolazione c'è. Poi dipende sempre dai gradi, infatti qui vedete, no? I gradi di flessione, sì, dell'anca. Sì, troviamo una foto da prono, quindi pancia sotto, sempre con una rotazione interna ed esterna, e considerate che queste valutazioni il professionista le può fare su tutte le articolazioni, ovvero ogni articolazione ha un range di movimento, tra virgolette, salutare, limitato. No? E se sta sotto ha una limitazione che può essere, poi va, è lì il compito del professionista andare ad individuare quella che è effettivamente la causa che porta a questa limitazione, se effettivamente articolare oppure se può essere degli accorciamento a livello muscolare, ma diciamo che sull'artrosi è abbastanza semplice da identificare. Quindi possiamo dire che tutte le volte che l'articolazione non rispetta i gradi idilliaci da letteratura di flessione e di estensione, probabilmente c'è una problematica che potrebbe essere più rilevante o meno rilevante rispetto ai gradi che mancano, no Miki? Esattamente, quindi noi lì cosa dobbiamo fare? Dobbiamo intervenire con quello che abbiamo detto prima, cioè nella quotidianità ci capita spesso, no? di vedere, ok, adesso cosa devo fare? Devo essenzialmente iniziare a lavorare. Non devo fasciarmi la testa che la mia vita non può essere come prima, no? Come quando abbiamo parlato di ernie, oddio c'ho due ernie, allora non potrò mai più fare niente nella vita. Oppure appena ho un qualcosa allora ho due ernie. Stessa identica cosa, devo semplicemente iniziare prendendo le linee guida che abbiamo detto prima, quindi il controllo del peso, fare movimento da prima senza carico se lo stato è acuto, quindi troviamo dolore, oppure poi subito andando a fare quello che è una mobilizzazione per andare a lubrificare. Abbiamo anche nell'artrosi avanzata, diciamo anche inizialmente si può avere l'aiuto sempre sotto prescrizione medica di antinfiammatori, delle infiltrazioni che possono riprodurre, diciamo, la ialina, che è lubrificante a livello articolare, che viene meno quando la cartilagine non c'è. Poi adesso se iniziamo a dire troppi termini ci perdiamo. Di una cosa, cioè noi siamo sempre stati molto aperti al fatto che le persone possono recuperare in toto, no, la propria quotidianità, le cose che gli piace fare. Infatti pochi istanti fa Miki ha detto si può recuperare tutto, no? E si può risolvere tutto. Però chiaramente questo forse è una frase e una provocazione per il pubblico un pochettino più giovane. Spesso abbiamo dei pazienti, delle persone che si fanno seguire, che hanno delle problematiche perché continuano una routine e un approccio al mondo dello sport, al mondo della palestra, alla quotidianità. Ridi perché ti senti preso no, rido in casa. Perché
Perché spero che guardino. Perché spero che guardino, è vero. E la verità è che fondamentalmente a volte il corpo ci dice che non è pronto o che non può più sostenere un'attività di un certo tipo. Cioè chi magari ha una problematica importante su un'articolazione, che magari comincia, perché no, a soffrire di un po' di artrosi a livello dell'anca, del ginocchio, della caviglia, e si ostina a giocare, qui qualcuno mi vorrà male sicuramente, ho paura di nominare la parola calcetto, però c'è, no? Ormai in Italia tanto le compagnie di ragazzi e i nostri coetanei, anche più adulti, più grandi, è un punto di ritrovo, no? L'attività sportiva, l'attività motoria, quindi lunga vita a queste cose. Quando si sceglie lo sport per divertirsi è sempre bellissimo, però purtroppo ci sono delle attività che sono estremamente logoranti, quindi se un'attività si dimostra dannosa per il nostro corpo, non dico che va abbandonata, però magari va sospesa fino a quando non riesco magari ad azzerare il problema. È chiaro che se io ho dolore e, come abbiamo visto, non c'è stato un trauma, perché tanto come quando abbiamo parlato di mal di schiena, eccetera, non c'è stato un trauma, ma il mio dolore è dato da un sovraccarico funzionale che può essere a livello legamentoso, a livello tendineo o a livello appunto che c'è stata un'usura della cartilagine, non per un trauma ma perché sto ripetendo uno sport, delle azioni logoranti a livello articolare per il mio corpo, se io voglio togliere il dolore momentaneamente dovrò sospendere quella specifica attività. Poi c'è, Tommy, chi può e chi non può, per esempio chi lavora purtroppo, certo, non può, normale. Ma per esempio anche magari non a livello artrosico, ma anche ragazzi un po' più giovani che hanno problematiche a livello articolare, che giocano magari a pallavolo, che gli fa male la spalla, sempre così, è chiaro che appena mi fermo sto meglio e poi mi torna. Quindi ovviamente viva lo sport, anche se non è proprio salutare tutto lo sport, ma quindi è un momento di convivialità, ci sono tante cose, quindi bisogna farlo. L'unica arma che abbiamo, se proprio lo vogliamo fare, Tommy, è quella di prevenire. Cioè, oltre a fare quello, mi preparo, quindi preparo il corpo, preparo i tendini, preparo l'articolazione, preparo il muscolo, per poi andare a fare questo gioco che mi piace tanto. Perché diciamo la verità, così, Miki, la parola prevenzione, quello che comprende la prevenzione, è una parola antipatica, perché fondamentalmente tutti gli esercizi fondamentalmente che si possono fare e il percorso, specialmente all'inizio, iniziale di prevenzione oppure di rinforzo di quello che è l'articolazione, per chi è amante del gioco è sempre una cosa magari che potrebbe essere più noiosa, possiamo dirlo nella maniera più semplice, cioè noiosissimo, perché giusto, i percorsi vanno fatti in maniera molto cauta, gli esercizi sono sempre molto a velocità rallentate, senza carichi, magari ci si aiuta con carichi piccoli e con degli elastici, con un lavoro magari a scarico, quindi da terra, quindi è normale che non sia sicuramente divertente, però l'ago della bilancia è sempre capire l'importanza di quel percorso e sapere che comunque avrà una durata relativamente breve se lo si fa per tempo e se lo si fa bene. Eh sì, e quindi per tutte quelle persone che hanno dei piccoli acciacchi, questo parliamo coi coetanei. Sì, di brutto. Ma vogliono continuare a fare il proprio sport, divertirsi, eccetera, è chiaro che bisogna prendersi cura. E tutti i segnali che il corpo ci dà, quel piccolo acciacco, quel dolorino che è persistente, che ho da settimane, se non ci è venuto per quello specifico gesto, è chiaro che se io quello specifico gesto non lo voglio cambiare, l'unica arma che ho, sarò ripetitivo, è compensare con input positivi all'organismo tramite esercizio terapeutico, mobilità, elasticità, eccetera. Per chi è invece un po' più grande, quindi è già in incontro, magari sa già che, diciamolo, le persone un po' più grandi, anche se post pandemia c'è stato un cambio anche di presa di consapevolezza di quanto è importante prendersi cura di se stessi, quindi c'è stata una crescita di persone che hanno iniziato a muoversi, andare in palestra, a fare cose più specifiche. È chiaro che più vado avanti più devo stare attento, e devo stare attento per stare bene, quindi per stare il meglio possibile a livello di salute del mio corpo, e per far sì che ciò accada non devo aspettare il sintomo per guarire, ma devo iniziare subito. Non molti, spesso, come abbiamo parlato anche la scorsa puntata, collegano il movimento a devo dimagrire per andare al mare. No, il movimento è salute,
ed è l'unica arma che abbiamo. Poi con la vita quotidiana, lo stress, il lavoro, eccetera, si ha meno tempo, non si ha voglia, ci sono mille impegni ed è sempre più difficile ed è chiaro che sia così. Però è un fattore estremamente personale per migliorarsi e riuscire a fare meglio anche quelle che sono le azioni quotidiane, che poi sia il lavoro. Se una persona paradossalmente è in salute e sta bene, riuscirà anche a lavorare meglio, riuscirà anche ad avere una migliore relazione col proprio partner, riuscirà meglio. Quindi è l'unica cosa che possiamo e dobbiamo fare, Tommy, o perlomeno questo è il mio, ma penso anche il tuo pensiero. Ma guarda, noi abbiamo esordito questa puntata con i rapporti della comunità scientifica. Cioè la comunità scientifica ci dice che le problematiche più incidenti che compromettono la vita delle persone sono l'artrosi, subito dopo le malattie cardiovascolari. Entrambe le problematiche, entrambe le patologie sono risolvibili solo con una cosa, uno stile di vita attivo mirato verso il benessere, verso lo star bene, verso il controllo del peso e verso un'attività fisica controllata e un check-up fisico costante. Quindi chi si tiene controllato, chi tiene la propria salute e chi inizia un percorso non a livello temporale breve e non specifico per l'obiettivo, ma per una salute forse è quello che deve cambiare. Cioè quando uno dice no, era come la dieta, dicevamo, ma per quanto tempo lo devo fare anche il movimento? Per sempre. Cioè, per quanto tempo? Quanto basta? Un mese che mi muovo? No, sempre. Il corpo, ma perché è fatto la parola per muoversi. Giusta non è dieta. La parola più giusta è stile di vita. Esatto, e la stessa cosa è nel movimento. Anche non è devo andare in palestra per l'estate, gli scacchetti. No, devi muoverti per stare bene. Quanto tempo? Tutta la vita. Cioè, fin quanto vuoi star bene? 2 giorni? Beh, anche perché questo modo di pensare allunga la vita. Esatto. No? Allunga la longevità e ha dimostrato che chi vive la propria vita in questo modo vive di più e vive meglio. Esattamente. Miki, noi siamo arrivati quasi alla conclusione. Che ne dici? Cosa passiamo? Al quizzone? Andiamo al quizzone, si sono pronti, sono stati attenti, oggi era un po' difficile la puntata, abbiamo cercato di farla semplice, il più semplice possibile. Da come mi suona il telefono sembra che le persone a casa abbiano apprezzato, quindi nonostante questo cambio d'orario sembra che sia andato tutto per il meglio, quindi dai, passiamo al quiz. Il quiz, Tommy, sei stato troppo buono. Sì, questo l'ho costruito io oggi, penso di essere stato veramente buono. Lo leggo io o lo leggi tu? Leggilo pure tu. Allora, se soffro di artrosi, cosa posso fare per non ricorrere alla chirurgia? A. Non c'è più niente da fare. B. Iniziare a fare kinesiterapia attiva e passiva. C. Cercare di muoversi il meno possibile. D. Bere tanto latte potrebbe essere la soluzione. E fa anche un po' sorridere. Sì, no? Io voglio vedere le risposte. Vi prego. Speriamo di non vedere sfondoni. Vi prego. Bene, questa puntata è giunta al termine. Noi ci scusiamo se abbiamo cambiato la programmazione settimanale. Abbiamo anticipato questa puntata di In Salute appunto oggi, giovedì. Però possiamo dire che la settimana prossima non ci saranno intoppi. Ci vediamo come sempre venerdì prossimo in diretta alle 18 28 su Faro TV. Quindi grazie e a venerdì.